Questa sera noi cercheremo, a partire dal titolo Dalla Genesi all'ultima cena, nutrire tutti per il bene comune, di fare alcune riflessioni che partano dai testi biblici, ovviamente non da una carrellata complessiva che richiederebbe settimane, a partire dal tema del sottotitolo, chiamiamolo così, di questo nostro incontro, nutrire tutti per il bene comune. Mi permetterò di fare una breve premessa, di fare alcune osservazioni a partire da due testi in particolare, in modo particolare il testo dei racconti della creazione dell'uomo e della donna in Genesi 1-2, e poi un secondo gruppo di testi, in riferimento alle parole dell'ultima cena, in modo che cosa significhi nutrire l'essere umano, sia chiaro in due, esempi testuali molto diversi tra loro, evidentemente, ma ugualmente importanti per tutta una serie di riflessioni che nell'ultima parte, dal testo biblico alla cultura contemporanea, cercheremo di proporre. Nutrire tutti per il bene comune. È evidente che questo dovrebbe essere un obiettivo di qualsiasi persona che tenti di essere umana e che cerchi di proporre questa logica di umanità in tutti i contesti in cui vive. Ma siamo sufficientemente esperti di vita del mondo, di vita delle società in cui siamo inseriti, per poter dire che questo non avviene. Questo non soltanto perché in molti luoghi del mondo, per ragioni che tutti noi conosciamo, le persone che hanno enormi difficoltà a sopravvivere sono molti, svariati milioni, ma anche perché laddove la sopravvivenza per la maggior parte della popolazione non è un problema, le difficoltà in termini di rapporto con l'ingiustizia a tanti livelli, sociale, economica, culturale, sono dei dati inequivocabili, presenti, riscontrabili facilmente. E non c'era bisogno di arrivare agli ultimi 5-6 anni di crisi socio-economica a livello planetario per cogliere questi dati. D'altra parte, il fatto che, per esempio, le mense dei poveri, anche nella nostra città di Milano, vedano allargarsi notevolmente potremmo dire, il livello sociale delle persone che le frequentano, è un dato inequivocabile circa le difficoltà a cui facevo riferimento prima. Allora, se noi pensiamo a cosa voglia dire nutrire tutti per il bene comune, dobbiamo certamente pensare a un doppio significato, un significato di nutrimento materiale, fisico, e un significato relativo a un nutrimento di carattere, diciamo spirituale in senso molto largo, che certamente non è più importante di quanto lo sia il primo che ho citato, per ragioni evidenti di sopravvivenza fisica, ma certamente è fondamentale per distinguere, in modo mi pare abbastanza chiaro, anche all'interno dell'umanità, coloro che conducono l'esistenza in modo ripetitivo, senza chiedersi mai dove la loro vita vada e quale sia il senso della loro esistenza, e coloro che invece con tutti i loro limiti, ma anche con tutte le loro doti, cercano, quali che siano le scelte religiose, filosofiche o culturali in genere che operano in ordine al senso della vita, cercano di chiedersi perché sono al mondo e in che direzione va la loro esistenza. Quando il cardinale Martini, riprendendo una affermazione di Norberto Bobbio, sottolineò come l'umanità si divideva non tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensanti, ricordo che la mia prima reazione fu di un certo fastidio, ma non appena riuscii minimamente ad approfondire il senso della frase, mi resi conto che era incredibilmente più ampia, significativa e articolata di quanto non fosse l'altra divisione. Allora, se noi consideriamo questo doppio riferimento, quindi un riferimento di carattere materiale e un riferimento di carattere largamente spirituale, allora vediamo come nell'ambito della rivelazione biblica, dal libro della Genesi al libro dell'Apocalisse, dal primo al Nuovo Testamento, molti siano i testi di riferimento in cui cogliamo aiuti, sostegni, chiarificazioni in questa direzione, in questa duplice direzione. Occorre che però facciamo, prima di entrare nel clou di questo nostro incontro, di questa mia conversazione, cioè il confronto con i testi, occorre che noi facciamo due brevi osservazioni preliminari. La prima osservazione riguarda quanto nella riflessione, nella rivelazione biblica è ritenuto trasversalmente negativo e da rifiutare, e in questo caso abbiamo due elementi fondamentali: l'idolatria da una parte, l'ipocrisia dall'altra.
Se noi leggiamo, ripeto, trasversalmente i due corpora biblici dal primo al Nuovo Testamento, notiamo come questi siano i due peccati, nel senso ampio del termine, contro i quali i redattori biblici sono, direi, sia pur con tutte le differenze da testo a testo, abbastanza unanimemente ostili. Idolatria nel senso di sottolineatura di un particolare come se fosse l'oggetto fondamentale ad adattare il senso della vita. Ipocrisia intesa come falsità, difformità tra quello che si pensa e quello che si dice, tra quello che si dice e quello che si fa. Questo è un dato molto importante, perché se noi consideriamo che cosa voglia dire peccato biblicamente parlando, e per esempio facciamo riferimento a cosa voglia dire nel greco dalla 70 al Nuovo Testamento, vediamo che il significato fondamentale è mancare il bersaglio della propria vita. Amartano è il verbo, amartia è il sostantivo, hanno essenzialmente questo tipo di valore, questo tipo di significato. Allora, tutte le volte in cui gli esseri umani vivono una vita separata in sé, divisa da questo punto di vista, quindi non unificata dal cuore alla mente, dalla dimensione interiore alla dimensione sociale, sono in una condizione di inadeguatezza rispetto alla loro condizione di creature di Dio, create secondo la figura e ad immagine di Dio. Ovviamente il discorso sull'ipocrisia vale in misura altrettanto rilevante, parlando di ipocrisia proprio come falsità di fondo. Quindi questo è il primo elemento che noi dobbiamo considerare. Il secondo elemento importante riguarda la modalità che noi abbiamo nel confrontarci con i testi biblici. Allora, ci sono due domande fondamentali che noi possiamo porre nel nostro ascolto nei confronti dei testi biblici, ripeto, dal primo al Nuovo Testamento, e cioè da un lato che cosa i testi dicano in sé, cercando di operare tutte le ricostruzioni storiche possibili per arrivare il più vicino possibile a ciò che gli autori antichi volevano esprimere, pur con tutte le difficoltà e la impossibilità di arrivare al livello dell'antichità. E in secondo luogo, la seconda domanda fondamentale è che cosa i testi biblici dicano alla nostra vita, alla nostra cultura, qui e ora, oggi. Questi due momenti, il riferimento al testo in sé e il riferimento ai testi per la nostra vita, sono, a mio modo di vedere, e per fortuna non sono il solo a pensarlo, egualmente importanti. Condizione necessaria è certamente il riferimento storico ai significati, alle strutture, ai riferimenti, ai valori collocati a partire dall'antichità, appunto condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto il riferimento al rapporto tra quanto i valori etici ed estetici dei testi biblici dicano alla nostra contemporaneità appare un confronto particolarmente rilevante. E nel nostro piccolo questa sera cercheremo di fare qualche osservazione in questa direzione. Entrando nella seconda parte di questa mia breve conversazione, e faccio riferimento alla pagina 2 e 3 del fascicolo distribuito, noi possiamo chiederci come fare per capire quale influsso i testi biblici possano avere per la convivenza familiare e sociale, in particolare oggi. Possiamo chiederci quale impatto potessero avere molti secoli fa, ma poi possiamo legittimamente chiederci quale rilevanza possono avere oggi, senza strumentalizzarli, come purtroppo è avvenuto nei secoli tante volte, utilizzando nella migliore delle ipotesi i testi biblici come sgabello per fare altre affermazioni, quindi cercando di fare i conti con quello che i testi, sia pure in traduzione, con tutta la limitatezza che una traduzione porta con sé, confrontarci con quello che i testi direttamente ci dicono. Partiamo dal primo esempio legato appunto ai capitoli 1 e 2 del libro della Genesi. Senz'altro i presenti hanno chiaro nel cuore e nella mente che quando noi leggiamo i primi 11 capitoli del libro della Genesi, anche tanti altri testi biblici, ma in particolare i primi 11 capitoli di Genesi, non ci troviamo di fronte alla descrizione elemento per elemento, parola per parola, di come gli eventi si sono verificati all'inizio del mondo.
abbiamo un'interpretazione mitologica nel senso migliore del termine, cioè narrativa, del significato di fondo che gli autori antichi, gli autori reduci dalla schiavitù a Babilonia, volevano esprimere. Dico questo perché un'affermazione come quella che io ho fatto adesso, 70-80 anni fa, mi avrebbero portato a non tornare più una seconda volta in questo contesto. Non stiamo parlando di tanti secoli fa, 70-80 anni. Se io penso a quello che successe a due straordinari biblisti gesuiti, i padri Zerwick e Lionnet, durante il Vaticano II, cioè la riduzione al silenzio, per anni non poterono insegnare perché si permettevano di confrontarsi in modo storico con i testi, salvo poi essere riabilitati da Paolo VI e quindi tornare all'insegnamento, io dico che nel mio piccolo, ripeto, decenni fa sarebbe successo qualcosa di analogo. Allora, all'interno di questa alta mitologia abbiamo due straordinari racconti, il più recente per primo, il più antico per secondo. Due racconti che hanno almeno 5 secoli di distanza nella redazione dal primo al secondo. È riconducibile grosso modo al V secolo avanti Cristo il primo, grosso modo al X avanti Cristo il secondo. Il primo teologicamente più raffinato, il secondo narrativamente molto più vivace. Allora, che cosa è molto interessante in questo quadro? Non soltanto innanzitutto soffermarci su quello che è la creazione della donna e dell'uomo, faremo dei riferimenti anche a questo, ma innanzitutto vedere quello che il creatore in quel racconto pensa rispetto alla realtà che viene messa in atto. I presenti certamente ricorderanno che nell'arco di questi 6 giorni della creazione, creazione che è realizzata molto più per divisione, per esempio la luce dalle tenebre, per esempio le acque dalla terra, che non per creazione ex novo, abbiamo una creazione culminante che è quella costituita dalla donna e dall'uomo, dall'uomo e dalla donna. Nel primo racconto, secondo la prospettiva che voi notate al versetti 26 e 27 del capitolo primo, e Dio disse: facciamo l'essere umano secondo la nostra figura, la nostra immagine, eserciti la sua autorità responsabile e promozionale sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'essere umano secondo la sua figura, secondo la figura di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Nel primo racconto, quel che è molto chiaro è la necessità di mettere in evidenza che la creazione è completa nella sua duplicità sessuale, maschio e femmina, non è completa nel momento in cui vi è solo uno dei due elementi. Ma prima ancora di questo riferimento vi è quella la funzione che ha l'essere umano creato. Nelle traduzioni più diffuse in lingua italiana, il verbo che io ho reso con esercitare l'autorità responsabile promozionale è reso con l'espressione domini, dominare, che però è in lingua italiana un'espressione piuttosto, come posso dire, inadeguata rispetto a quello che l'ebraico propone. Se noi andiamo a vedere che cosa quella radice ebraica propone, vediamo come quel testo, quel verbo è utilizzato in più ricorrenze nell'Antico Testamento per dire due cose molto interessanti, che sono da un lato la conduzione piena del gregge e dall'altro lato la spremitura dell'uva in vista della produzione del vino. Due significati estremamente diversi l'uno dall'altro, ma ugualmente importanti per rendere la necessità di portare questi elementi naturali alla pienezza della loro funzione, evidentemente sempre dal punto di vista dello sguardo umano. Da qui una espressione, mi rendo conto, un po' verbosa, eserciti la sua autorità responsabile e promozionale, ma volta a voler esprimere esattamente questo tipo di significato. Quindi l'essere umano, e in vista del discorso che stiamo cercando di sviluppare questa sera è molto importante questo riferimento, viene creato l'essere umano a che scopo? Quello di essere colui che contribuisce allo sviluppo del creato. Colui che consente al creato di essere, certo, sotto il suo controllo, ma non in senso rapinoso e rovinoso, ma in senso di sviluppo e di promozione. E in un racconto che risale grosso modo a 2500 anni fa, questo è un dato estremamente interessante. Proprio perché, quando al versetto 28 il testo ci dice: Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra,
Ponetela sotto la vostra autorità e esercitate la vostra autorità responsabile e promozionale sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Il testo che cosa ci dice? Che Dio esercita la sua benedizione, fa scendere la sua volontà positiva sugli esseri umani, che li invita certo a impegnarsi nella procreazione. Ma questo dato, questo sviluppo, è uno degli aspetti, non l'aspetto fondamentale. E soprattutto una serie di studi di carattere storico-culturale di vari decenni ormai a questa parte hanno sottolineato chiaramente come questa indicazione di carattere demografico, che nei secoli è stata scarnificata dal testo e proiettata come un'indicazione per i tempi contemporanei, in realtà era assolutamente comprensibile allora, quando, reduci da Babilonia, gli ebrei erano demograficamente quasi a zero. Dunque vi era la necessità di sviluppare questo tipo di attenzione. Dopodiché è evidente che nell'ambito dell'essere creati, nel contesto che vediamo in questo brano, l'idea che gli due possano mettere al mondo figli successivi, cioè possano dare continuità alla loro stirpe, è un dato concreto, effettivo, importante. Ma non è il dato essenziale, fondamentale e prioritario della creazione dei due. Vi è un dato di sviluppo della creazione, di controllo della creazione, di promozione positiva della creazione, in cui certamente è contenuta anche la dimensione dello sviluppo della propria stirpe, delle proprie generazioni successive. Quindi in questo primo racconto noi vediamo come vi sia questa dimensione molto importante. Nel contesto intermedio, cioè nel passaggio tra il primo racconto sulla creazione dell'uomo e della donna e il secondo, vi è un dato estremamente importante, perché alla fine del primo racconto, che si conclude col versetto 4a del capitolo secondo, queste le origini del cielo e della terra quando vennero creati, abbiamo una successione, un riferimento al secondo racconto in cui, e siamo al versetto, un versetto che è di estremo interesse, il versetto 15, dove il testo dice, al capitolo secondo, versetto 15, siamo nella parte seconda del testo a disposizione, il Signore Dio prese l'essere umano e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Lo coltivasse e lo custodisse. Allora, quello che è dato, un dato molto interessante, per esempio il grande esegeta tedesco Westermann presenta questo riferimento nella nota che vi ho riportato a piedi pagina, quello che è interessante è vedere il significato doppio di questi due verbi. Il testo ci dice appunto coltivare e custodire. Allora, il verbo ebraico che noi abbiamo con la resa di coltivare non è riferibile soltanto alla coltivazione agricola o materiale, ma anche al culto, quindi alla celebrazione cultuale. Quindi coltivare secondo una dimensione orizzontale di rapporto con il creato e verticale nella logica del rapporto con Dio. Il secondo verbo, laddove c'è appunto il riferimento alla custodia, il custodire, certo fa riferimento all'idea della tutela, della difesa, ma nello stesso tempo è lo stesso verbo che noi troviamo in ebraico per dire, parlare dell'osservanza della Torah. Quindi la custodia del punto di riferimento centrale etico per le persone, per le comunità. E tutto questo a partire da una riflessione che troviamo nel versetto 7, quella triplice affermazione, secondo questa dimensione ternaria che nella Bibbia è molto presente: allora il Signore Dio plasmò l'essere umano con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne, si può tradurre legittimamente in ebraico, dall'ebraico, un desiderio vivente. Quell'espressione che io ho reso con il sostantivo desiderio ha una gamma molto vasta di valori che vanno anche alla logica delle fauci spalancate nel senso materiale del termine, ma può essere reso tranquillamente come il senso del desiderio di confronto con la realtà, di apertura totale alla realtà. E allora, se noi consideriamo questo dato, consideriamo il discorso dello sviluppo promozionale della creazione, consideriamo il livello della coltivazione custodia del creato in cui l'essere umano è collocato, e passiamo al secondo racconto della creazione dell'uomo e della donna. Dopo il versetto 18, non è cosa bella e buona che l'essere umano sia solo, gli voglio fare un partner capace di aiutarlo e di fronteggiarlo.
le traduzioni italiane più comuni dicono un aiuto che gli sia simile nella CEI 71-74, un aiuto che gli corrisponda nella CEI 2008. Non vorrei sembrare irriverente, ma queste traduzioni fanno sembrare il riferimento piuttosto a un elettrodomestico che a un essere umano. Allora credo che sia opportuno tener conto, e lo fanno tanti altri traduttori, della necessità di valutare quanto quel sostantivo straordinario che noi rendiamo con aiuto in tante traduzioni voglia dire. In quella radice voi avete almeno 5 significati all'interno di una rosa di valori, in cui accanto al significato di salvezza, sostegno, conforto, vi è anche l'idea della interlocuzione, dell'essere di fronte a, rafforzato da che cosa? Dalla preposizione avverbio che in ebraico si accompagna a questo sostantivo, che vuole dare due significati, di fronte e accanto, con l'idea quindi che chi deve essere creato sia da un lato un grande sostegno e nello stesso tempo qualcuno che in modo dialettico e in termini di confronto sia direi di fronte e accanto a chi è stato già creato. Quello che è interessante però per il nostro discorso è la funzione e il ruolo che l'essere umano creato ha. E questo, quello che è interessante è vedere come il testo di Genesi 2,19 ci dica: allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'essere umano per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'essere umano avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Quindi la funzione dell'essere umano in questo secondo racconto è quello di essere, se mi passate l'espressione molto contemporanea, una sorta di amministratore delegato della creazione. Cioè colui che in ogni caso coopera con il creatore, dando alla creazione la pienezza del suo valore. Biblicamente parlando, il nome di una realtà è quanto esprime la pienezza della sua identità. Quindi si arriva alla pienezza della creazione nel momento in cui l'essere umano dà il nome a ciò che viene creato. E il nostro testo poi, come tutti sappiamo, propone quella che è la creazione della donna con un'immagine davvero straordinaria. Al versetto 21 e 22, allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'essere umano che si addormentò. Torpore che ha il valore della rendere inconsapevole di ciò che sta avvenendo chi è stato già creato. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Noi traduciamo costola, è il sostantivo che in ebraico viene utilizzato anche per il fianco della montagna oppure la parete dell'arca dell'alleanza. In ogni caso due significati molto diversi ma che danno qualcosa di assolutamente strutturale, fondamentale dell'oggetto in questione. Ecco, in questo caso tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio realizzò con la costola che aveva tolta all'essere umano una donna e la condusse all'essere umano. Allora l'essere umano disse: questa volta ella è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. Ella sarà chiamata donna perché dal maschio ella è stata tolta. Allora, se noi leggiamo con attenzione nella pur modesta traduzione che ho proposto questi versetti, vediamo come la grande fortuna che ha avuto l'interpretazione che subordinava la donna all'uomo a partire dalla sottrazione della costola va assolutamente ribaltata. Perché ragionando secondo il principio della pienezza di creazione nel momento in cui si arriva al nome, il primo dei due creature realizzate che arriva alla pienezza del nome è la donna, non certamente l'uomo, che continua a chiamarsi essere umano. In ebraico ci sono due termini assolutamente distinti. Le signore stanno sorridendo. Ne sono consapevole. D'altra parte la mia volontà non era soltanto di sollecitare e sostenere una sorta di femminismo biblico, ma era quello di sottolineare come da questo testo, e tutti noi lo possiamo cogliere, esce ancora una volta, e lo si vede anche nel versetto 24, che è un versetto formidabile, un'assoluta parità tra i due elementi creati. Per questo un maschio, versetto 24, lascerà suo padre e sua madre e si unirà strettamente alla sua donna e i due verranno ad essere una carne sola. Molti dei presenti credo sappiano che ancora oggi non è certamente il maschio che lascia la propria casa per unirsi e andare a abitare nella casa della moglie nell'ambito della cultura ebraica, è il contrario, cioè è la donna che lascia la casa dei suoi genitori e va ad abitare e a unirsi al marito nella casa che il marito ha predisposto.
E questo è un testo di almeno 950 anni prima di Cristo. Rivoluzionario. E quindi questo ci dà una sottolineatura importante, perché ci sottolinea come all'inizio questo è il riferimento a cui quei redattori biblici hanno guardato. E quello di essere, verranno ad essere una carne sola, verranno ad essere la relazione tra loro. Non si parla certamente di un possibile figlio che emerge dalla loro, che deriva dalla loro unione, ma si parla della relazione tra i due come la carne sola di cui si sta parlando. Allora, questo secondo racconto che cosa ci dice nella linea del discorso che stiamo cercando di proporre insieme? Che l'essere umano sovrintende al creato, certo, ha la responsabilità di farlo, e questa responsabilità è condivisa tra i due progenitori che dalla relazione tra loro sviluppano questo tipo di attenzione. Quindi, che cosa possiamo dire in termini di sintesi molto schematica, e mi scuso per la brevità? Che nei due racconti della creazione, in questi due passaggi, lo diciamo molto sinteticamente, meriterebbe ben altro che queste poche notazioni, il rapporto tra ciò che è indispensabile per nutrire e i progenitori è un rapporto fondamentale, nel senso che l'essere umano ha la responsabilità di curare il creato con la massima attenzione, senza nessuna volontà strumentalizzante, secondo una logica di custodia promozionale estremamente significativa, estremamente importante. E questo, nel passaggio dal testo in sé al testo per la vita contemporanea, è un'indicazione preziosissima. Preziosissima dal punto di vista più ampiamente ecologico. Quando noi parliamo di ecologia, talvolta pensiamo semplicemente all'ambiente nel senso soltanto naturale del termine, ed è un significato in parte giusto, certo. Ma se noi andiamo alla radice della parola e pensiamo all'oikos non soltanto come la realtà, potremmo dire, esterna e materiale, ma la realtà antropica generale, umana generale, in cui possiamo collocare la nostra riflessione, certamente abbiamo dei dati che sono di estremo interesse. Ecologicamente parlando, da molti secoli a questa parte, vari secoli prima dell'era cristiana, l'indicazione che la cultura ebraica dà, in rapporto certamente con varie culture circonvicine, è una indicazione di grande rispetto del creato, di grande attenzione a quello che è l'ambiente in cui si è inseriti, proprio al fine di consentire all'ambiente di dare, è caso di dirlo, il meglio di sé da un certo punto di vista, e comunque di costituire un ambiente estremamente, un contesto estremamente positivo per l'essere umano che fruirà e potrà fruire di questa positività nel momento in cui avrà un atteggiamento appunto promozionale e rispettoso e non un atteggiamento rovinoso e di rapina. Che cosa avere un atteggiamento rovinoso e di rapina comporti per la vita dell'umanità l'abbiamo continuamente sperimentato anche soltanto negli ultimi anni, dal nostro paese a varie realtà mondiali. E la speranza è che alla fine una certa consapevolezza si stia diffondendo. D'altra parte, possiamo dirlo molto serenamente, proprio in questi giorni sta avvenendo in alcune zone della nostra città un'azione che speriamo di poter in qualche modo bloccare tra cittadini, un vero e proprio scempio, questa è l'espressione più gentile che mi viene in mente, cioè la possibilità che quasi 600 alberi vengano distrutti semplicemente perché si vuole attrezzare e allestire il cantiere dei lavori della metropolitana prima ancora di avere qualsiasi certezza progettuale. Ecco, questo è un discorso che si commenta da solo, non credo che ci sia bisogno di avere ulteriori riferimenti, e voglio sperare che da lunedì prossimo, dove ci sarà questo comitato di cittadini, speriamo il più ampio possibile, che inizierà la propria marcia verso il centro della città, dalle zone che rischiano di perdere, come qualcuno ha già perso, la propria vegetazione non si sa per quanti anni, ecco, speriamo che questo movimento di consapevolezza aiuti chi ci governa a essere, come dire, in chiaro, da come si direbbe con un linguaggio italiano un po' banale, su quello che è necessario in una logica di rispetto dell'ambiente e di compatibilità di tante esigenze.
Ora, visto che ha fatto... ecco, se noi passiamo da queste poche notazioni riferite alla attenzione al creato, quindi attenzione agli strumenti che mettono in condizione gli esseri umani di fruire del necessario per vivere, a quello che è probabilmente il testo fondamentale per quel che riguarda le origini cristiane, non perché i testi relativi alla passione, alla morte e alle apparizioni del risorto non siano importantissimi, ma perché le parole dell'ultima cena costituiscono lo snodo fondamentale nel passaggio tra la cultura giudaica di cui il Nazareno era assolutamente figlio, a quanto dalla cultura giudaica in qualche misura si stacca e per ragioni assolutamente fondamentali. Io ho presentato alla pagina 3 del fascicolo distribuito, su colonne parallele, i quattro testi, 3 evangelici e 1 paolino, che riportano le parole dell'ultima cena. E credo che sia importante fare un piccolo esercizio di lettura sinottica, quindi a colonne parallele, divisione insieme, per cogliere qual è il significato fondamentale, innanzitutto, del tipo di nutrimento di cui si parla all'interno di questo nostro brano. Come i presenti probabilmente sanno, comunque come vedono in questa tabella, noi abbiamo 2 tradizioni affiancate. Il testo di Marco a cui Matteo guarda, e poi il testo, e qui il discorso è complesso, i testi di una tradizione parallela tra Luca e la prima lettera ai Corinzi. Soffermiamoci un istante sulla prima parte e poi sulla seconda. Il Vangelo secondo Marco è, dalle 4 versioni canoniche, Marco, Matteo, Luca e Giovanni, quella arrivata fino a prova contraria a redazione finale più presto, quindi tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 del primo secolo dopo Cristo, quindi circa 40 anni dopo la morte e risurrezione del Nazareno. E a questo testo variamente le altre versioni evangeliche hanno guardato, certamente il Vangelo secondo Matteo. Allora, se noi leggiamo questo passo molto noto, scopriamo delle cose molto interessanti. Mentre mangiavano, capitolo 14, versetto 22, Gesù, preso il pane e pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro e disse: prendete, il mio corpo è questo. E dopo aver preso un calice e aver reso grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: il mio sangue dell'alleanza è questo, versato per la moltitudine. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Ora, la traduzione dei due passaggi, ripeto, mi rendo conto, relativamente innovativa, il mio corpo è questo, il mio sangue è questo, e non questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, è autorizzata dal greco, che utilizza questo, il pronome dimostrativo questo, scegliendo delle varie possibilità che ha il greco, quella che fa riferimento a ciò che è stato detto, non a ciò che verrà detto successivamente. Quindi, se io leggo prendete il mio corpo è questo, prendete il mio sangue è questo, facciamo riferimento a che cosa? A tutto quello che Gesù ha vissuto fino a quel momento. Quindi l'azione in cui Gesù mette a disposizione se stesso viene realizzata e resa comprensibile in base a quello che egli ha vissuto fino a quel momento nell'ambito della sua vita pubblica. E quello che è interessante è vedere come in questo contesto quello che era fino a un istante prima di queste affermazioni Gesù di Nazareth era essere un predicatore giudaico esattamente come tanti altri in quella fase storica in Palestina. È molto difficile fino all'ultima cena distinguere Gesù di Nazareth da una serie di altri predicatori della stessa radice culturale. Certamente da quelle parole in poi il discorso cambia in modo sostanziale. Perché in quelle parole noi abbiamo, come certamente i presenti sanno, una identificazione netta tra Gesù e la realtà divina. È possibile solo a Dio disporre della propria vita, non a un essere umano. E questo è quanto questi due passi certamente dicono. Se noi confrontiamo il testo di Matteo, vediamo solo 2 aggiunte. Il testo è più ampio, certamente. Il primo riferimento è al versetto 28, sangue dell'alleanza versato riguardo alla moltitudine in remissione di peccati, riferimento che in Marco non c'è, ma che fa riferimento a una concezione interna alla versione matteana che parte dal capitolo 1, laddove
uno dei due significati del nome che viene dato a Gesù che nascerà è quello di colui che libera dai peccati il popolo. Quindi questo è assolutamente coerente dalla testa alla coda della versione matteana. E poi alla fine, se si diceva che il frutto della vite sarà bevuto nel regno di Dio, dice Marco, Matteo dice, lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. I riferimenti a Dio Padre nel Vangelo secondo Matteo sono estremamente frequenti. Non è un caso che la versione del Padre nostro che noi più comunemente vediamo recitata è proprio di ascendenza matteana, e tanti riferimenti potremmo fare anche di altro genere. Se noi confrontiamo questi due elementi con quanto Luca e la prima Corinzi propongono, che cosa troviamo al di là della ricchezza anche emotiva ancora maggiore della versione lucana? Vedete l'attacco. Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi prima del mio patire. Infatti vi dico, non la mangerò più finché essa non sia compiuta nel regno di Dio. Ci sono anche altre distinzioni, ma la distinzione più interessante è quella che trovate al versetto 19. Poi, dopo aver preso un pane e aver reso grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: il mio corpo è questo, dato per voi. Fate questo in memoria di me. L'espressione fate questo in memoria di me, che poi noi ritroviamo nella prima lettera ai Corinzi, o che potremmo dire a rovescio, visto che prima Corinzi è della metà degli anni 50, il Vangelo secondo Luca è dei primi anni 80, però d'altra parte il Vangelo secondo Luca fa riferimento a eventi che si sono avvenuti certamente molto prima dell'anno 55-56 di redazione della prima ai Corinzi. In ogni caso il riferimento è al fate questo in memoria di me. Quindi noi abbiamo tre affermazioni fondamentali: il mio corpo è questo, il mio sangue è questo, fate questo in memoria di me. Allora, che cosa significa fate questo in memoria di me? Non è semplicemente la rievocazione, l'attenzione alla dimensione cultuale, cioè semplicemente ricordate in modo rituale quello che qui stiamo vivendo, ma fate questo in memoria di me significa ricordatevi nella vostra vita di mettere in atto i valori che io ho vissuto fino a questo momento, quindi di ricordare in questa forma tutta la modalità di vita, di donazione, di offerta, di solidarietà che io ho manifestato nel corso della mia esistenza e che in modo culminante verrà poi a essere realizzata sulla croce e poi nelle apparizioni come risorto. Allora, che nutrimento è quello di cui questi brani parlano? Allora, mi pare molto interessante vedere quanto alcuni interpreti contemporanei offrono rispetto a questo tema. Mi sono limitato a citarne soltanto due: un autore tedesco che ha avuto grosse difficoltà con le autorità vaticane negli anni 80 e 90, che ha preso delle posizioni anche secondo me inaccettabili, in quanto Eugen Reverman è un lettore della parola di Dio a partire dall'approccio psicologico e psicanalitico, talvolta radicalizzando in modo eccessivo questo tipo di approccio. Cioè, ogni approccio può essere utile a condizione che non sia ritenuto l'unico modo per interagire col testo biblico. Però Reverman, rispetto al Vangelo secondo Marco, ha scritto delle pagine, a mio modo di vedere, e per fortuna non solo secondo me, davvero memorabili. E quella che stiamo per leggere è una di queste. Siamo alla pagina 4 del fascicolo distribuito. Nell'esprimere il significato dell'ultima cena e dei valori che le stanno dietro, Reverman scrive: quando avvertiamo con gratitudine che un'altra persona arricchisce la nostra vita e la sentiamo come qualcosa che ci è stato concesso per pura grazia, addirittura come qualcosa che ci è indispensabile per essere noi stessi, ecco che in noi tutto risponde alla presenza di lei, ed anche noi desideriamo ardentemente rappresentare un dono, un arricchimento e un'offerta per la vita di questa persona. Quel semplice oggetto che noi ci scambiamo come regalo si riempirà agli occhi dell'altro della nostra persona e sarà dotato per lui di una vita propria in quanto espressione della nostra anima. Siamo noi che desideriamo essere vicini all'altro nell'oggetto donato e allo stesso modo vorremmo che l'altro ci senta presenti in esso. La cosa donata, che in origine era soltanto un segno del nostro amore, diventa adesso il sacramento, un oggetto che si anima della presenza di una persona amata e ci assicura del suo amore. È proprio questo
È proprio in questo modo che da questa sera della cena di addio di Gesù noi celebriamo il suo dono nell'Eucaristia. Sentiamo le parole che egli pronunciò allora e sappiamo che esse non sono mai passate. Esse sono presenti nella nostra vita e il tempo non ci separa da lui, ma ci immerge sempre di nuovo nella medesima esperienza diretta della sua vita che ci accompagna. Ogni volta che ci troviamo insieme per questa cena, noi ridiciamo quelle parole di gratitudine, di intercessione e di adorazione che Gesù ha pronunciato allora per la prima volta come modello per noi. E ascoltando e rispondendo, ci raccogliamo intorno all'oggetto del suo dono, intorno al pane della sua vita e intorno al calice del suo amore. Allora, in questo quadro di riferimento, la domanda che viene spontanea è: ma quale cambiamento introduce in coloro che ricevono quell'ostia consacrata il ricevimento dell'ostia stessa? Siccome non siamo, credo, fedeli a qualche dottrina magica particolare, noi non pensiamo che ci sia un cambiamento automatico, magico, nel momento in cui introduciamo quel pezzetto di pane nella nostra bocca. Se fosse così, non ci spiegheremmo le enormi difficoltà che l'amore di Gesù Cristo ha avuto nel realizzarsi nella storia del mondo e le difficoltà che continua ad avere ancora oggi. Quindi potrebbe esserci un cambiamento di qualche grammo del nostro peso che aumenta, ma tolto questo aspetto non vi sono influenze dirette di carattere materiale. La differenza fondamentale è legata a quanto la libertà di ciascun essere umano si sente vincolata a tentare di vivere quei valori, il valore dell'amore fondamentale che quel momento esprime, nella vita quotidiana, normale, direi assolutamente ordinaria, al di fuori di quel momento rituale. Allora, se noi consideriamo questo dato, è interessantissima la riflessione che viene fatta da Ortensio da Spinettoli, frate cappuccino, un biblista molto noto, il quale in quel suo bel libro Bibbia e Catechismo, tra l'altro scrive, siamo al punto C della pagina 4, l'Eucaristia non è un toccasana, non può modificare automaticamente lo stato d'animo di chi la riceve. Addita solo la via che Gesù ha percorso fino a morire in croce per realizzare il volere del Padre. Chi si comunica, va cioè a prendere il pane spezzato, dichiara pubblicamente che è disposto a fare altrettanto. In altre parole, si dichiara pronto ad attuare gli impegni della propria vocazione cristiana. Il pane eucaristico non fortifica per sua natura la volontà, non nutre le potenze psichiche e spirituali dell'uomo, ma solo quelle fisiche come qualsiasi altro alimento. Sta però a ricordare, per questo è un memoriale, quello che uno ha fatto per tutti e quanto quelli che credono in lui, che accettano cioè come normativa la sua testimonianza, hanno deciso di fare. Il fare è ciò che conta perché possa cambiare qualcosa nelle situazioni erronee o false esistenti nella società e nella convivenza umana. Allora, nella logica del nutrimento, di cui noi ci stiamo occupando, e volgo al termine in questa mia conversazione, che cosa diventa decisivo a partire da questi brani che abbiamo molto sommariamente considerato? Che la possibilità di essere interiormente nutriti, dunque di cambiare la propria vita in una logica di solidarietà e di amore ad immagine e somiglianza di quello che il Nazareno ha vissuto nella sua esistenza pubblica, che l'ha portato nell'aprile del 30 alla morte di croce e poi, secondo le testimonianze evangeliche e non solo evangeliche, alla risurrezione. Ecco, il cambiamento fondamentale è legato dalla congiunzione tra l'offerta d'amore di Gesù Cristo e la scelta degli esseri umani di aderire o meno a questa logica di vita. Quindi tutte le volte in cui, e la prima ai Corinzi ce lo ricorda, noi facciamo memoria di quell'ultima cena, dobbiamo chiederci in che misura, per coloro che credono a questa prospettiva, in che misura lasciamo che la nostra libertà si coinvolga in questo progetto di solidarietà e di amore nei confronti degli altri. Allora è del tutto evidente che in questa logica complessiva l'attenzione al creato nella sua globalità, l'attenzione agli esseri umani che sono, secondo il testo di Genesi, il culmine della creazione, diventano due elementi inscindibili tra loro. Nel momento in cui io sono attento, oggi nel XXI secolo, a quello che è la mia dignità di essere umano
e la dignità degli altri individui, delle altre donne, degli altri uomini che vivono insieme a me, io non posso non pormi delle domande fondamentali su che cosa concretamente io possa fare perché il nutrimento di carattere materiale, di carattere spirituale, che per esempio emerge dai testi che brevemente abbiamo esaminato questa sera, possa diffondersi in piena libertà e responsabilità in tutte le direzioni possibili. Perché in ultima analisi questo è il dato da cui noi non possiamo non partire in una forma che riteniamo molto importante. Ecco perché allora, ricollegando a quanto la signora Canarozzo diceva prima, è importante considerare i testi biblici come un punto di riferimento imprescindibile della nostra azione, direi culturale prima ancora che spirituale. E in questa logica Bruno Maggioni, il grande biblista italiano, uno dei maestri, direi, degli ultimi 50 anni di lettura biblica in Italia, nel suo volume Il seme e la terra, leggo a pagina 5 al punto 4.1, scriveva: nella Bibbia la presa di coscienza dei diritti dell'uomo corre parallela all'approfondimento dell'esperienza religiosa. La scarsa attenzione ai diritti dell'uomo è sempre indicativa di poca religiosità e di una cattiva esperienza di Dio. Tutte le volte in cui qualcuno dice di essere cristianamente credente e dimostra chiaramente di disinteressarsi delle persone che vivono accanto a lui, delle persone che vivono dall'altra parte del mondo e dell'ambiente in cui tutti sono inseriti, è possibile dubitare che la sua affermazione di essere credente sia oggettivamente sincera, ripeto, con tutti i limiti di questo discorso, e innanzitutto chiedendoci personalmente, uno per uno, a titolo individuale, in che posizione ci troviamo rispetto agli altri esseri umani e rispetto al creato, in una logica di rispetto e di attenzione.